Il G8 però non è stato solo il G8 di Genova, non è stata solo la scuola Diaz o la caserma di Bolzanetto. Il G8 di Genova sono stati 3 giorni di scontri, sono stati 3 giorni di devastazione e saccheggi attuati da una parte dei manifestanti che erano presenti, cittadini genovesi che si sono visti danneggiati in maniera irreparabile dei propri beni personali. C'è stato il tragico fatto di Piazza Limonda, dove il carabiniere Placanica, per legittima difesa, ha ucciso il giovane Carlo Giuliani. Tengo a sottolineare legittima difesa perché sia i 3 gradi della giustizia ordinaria, sia la Corte Europea di Strasburgo hanno riconosciuto la legittima difesa per Mario Placanica. Che notizia di questi giorni che la famiglia Giuliani ha intentato una causa civile contro Mario Placanica. Noi diciamo questo. È giusto avere giustizia, quant'altro. Io direi che molta chiarezza è stato fatto sul caso di Piazza Limonda. Andare a cercare ulteriori cose, turbare ancora diciamo psicologicamente un ragazzo, Mario Placanica, che è 12 anni che sta vivendo sulla propria pelle dei fatti che lo hanno travolto. Ripeto, lui ha sparato per legittima difesa. Io credo che dall'altra parte l'unico modo, secondo me, che loro intendono di avere giustizia, non vorremmo che fosse il sangue di Mario Placanica. Addirittura volevano un suo ennesimo interrogatorio da parte della magistratura, vuol dire sempre andare addosso a quel povero ragazzo, e noi questo non lo possiamo accettare. Ma una roba oscena, insomma, sono proprio, io non riesco a non definirli gentaglia, insomma, perché con tutte le forme hanno fatto quelle cose schifose ai danni di Patrizia Aldovandi, la mamma di Federico, sono stati persino in qualche modo rimbrottati dal ministro degli interni, e insistono con queste cose che sono proprio delle robe miserabili. Io prima ancora che con Placanica ce la posso avere con loro, che sono titolari di un sindacato un po' ridicolo, ce l'ho con tutta la struttura di comando, ce l'ho con i responsabili della politica. La mia idea di responsabilità parte sempre dall'alto e poi scende verso il basso.